Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa è la mia prima videoguida a Crypto Revolution Time, una piattaforma integrata che offre servizi di mining e condivisione masternode. Nei prossimi minuti vedremo quindi come registrarsi al sito e come ottenere gli gettoni CREV necessari per acquistare i servizi erogati. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Questa è una guida molto pratica, un tutorial o un how-to. Prima di proseguire, quindi, ti raccomando di farti un'idea su Crypto Revolution Time dando un'occhiata alla review e al video che ho pubblicato qualche settimana fa, nelle quali parlo del team, dell'impostazione del progetto, chi sono, che cosa vogliono fare e qual è in linea di massima la mia visione generale sull'azienda. In un'ottica di massima trasparenza ci tengo anche a puntualizzarti che sono personalmente coinvolto in Crypto Revolution Time perché ricopro il ruolo di advisor. Infine, ricorda sempre comunque che non sono un promotore finanziario ma semplicemente un tecnico, quindi prima di fare degli investimenti valuta sempre con la tua testa. L'accesso ai servizi di Crypto Revolution Time si paga in gettoni CREV, acquistabili direttamente sul loro sito. Non è possibile però acquistare i CREV tramite carta di credito, quindi con euro o dollari, ma è necessario versare una criptovaluta fra quelle supportate, ovvero Bitcoin, Litecoin, Ethereum o Ripple, e dopodiché utilizzarla per convertire in CREV quello che appunto abbiamo depositato. Come primissimo passaggio devi quindi procurarti una delle monete che ho appena citato, ad esempio appoggiandoti a un servizio come Coinbase. Trovi tutte le informazioni e la guida passo passo nella specifica trattazione su Coinbase che ho pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa e di cui trovi il link qua sotto. Il secondo passo consiste nella registrazione, ovvero nell'apertura gratuita di un account. Collegati quindi al link che trovi nella descrizione del video qua sotto, come noterai è un link tracciante, quindi otterrai una commissione se ti registri, grazie in anticipo se lo farai. Se invece vuoi andare direttamente sul sito, nessun problema, è cryptorevolutiontime.io e segui il link registrati. Una volta atterrato nella pagina, inserisci i dati richiesti, che sono di fatto il tuo indirizzo email, la scelta di uno username, di una password e di un PIN per svolgere alcune operazioni. Mi raccomando come sempre di scegliere una password estremamente robusta, sarebbe meglio di almeno 14 caratteri scelti casualmente, magari generati con un generatore come KeePass. La registrazione è in verità molto semplice, però come unica nota d'attenzione ti faccio notare che in fondo nel forum è richiesto di risolvere un micro quiz anti bot, quindi un quiz che verifica che effettivamente siamo un operatore umano e non un automatismo a registrarci. Ci viene mostrata una parola in grassetto in inglese e bisogna cliccare l'icona che appunto rappresenta la parola indicata. Se sei in difficoltà con l'inglese puoi utilizzare Google Translator, quindi Google Traduttore, mettendo la parola in inglese per vederla in italiano e capire qual è l'icona che devi cliccare. Il passo 3 che ho citato sul sito costituiva nell'attivazione, quindi nel cliccare il link spedito via email, però in questo momento non è più necessario. Passiamo quindi al passo 4 che è di fatto eseguire login. Quindi collegati a cryptorevolutiontime.io, inserisci il nome utente e la password che hai scelto durante la registrazione e avrai così accesso alla dashboard del sito. Dal menu in alto ricordati di selezionare l'italiano per trovare tutto tradotto nella nostra lingua e potrai così proseguire. A questo punto dobbiamo decidere quanto depositare e in quale valuta. In particolare espandi il menu Wallets che trovi sulla sinistra e clicca su Deposita. Dalla schermata aperta si rivolge l'attenzione alla colonna di destra e clicca sul grande pulsante che ti permette di selezionare quale valuta desideri depositare. Nel campo al centro indicate la cifra che volete effettivamente depositare. Se state pensando di depositare tutte le monete che avete in questo momento sul wallet, ricordatevi di scalare dalla cifra che digitate l'equivalente di 1 o 2 euro per pagare i costi di commissione alla rete Bitcoin oppure Litecoin, eccetera. Ovviamente 1 o 2 euro sono generalmente troppi perché si paga generalmente qualche centesimo, però mantenendo appunto questa tolleranza avrete un pochino di spazio di manovra e non avrete dei problemi. Se state utilizzando un wallet come Exodus c'è una funzione molto comoda perché cliccando sul tasto invia
vi viene appunto visualizzato qual è l'importo che vi verrà trattenuto come costi di commissione dalla rete che state utilizzando, quindi Bitcoin eccetera. Altrimenti mantenete 1-2 euro e non dovreste avere problemi. Veniamo al passo 6. Crypto Revolution Time si appoggia a un servizio esterno chiamato Coin Payments per la gestione dei wallet, quindi un servizio specializzato nella gestione dei wallet e nei pagamenti, come stiamo appunto facendo. Quindi cliccando continuo atterriamo sulla pagina di Coin Payments con l'importo che abbiamo specificato che vogliamo depositare già precompilato. Dobbiamo quindi semplicemente riconfermare la valuta cliccando sull'elenco di sinistra, quindi cliccando sul logo che rappresenta la valuta che vogliamo depositare e quindi compilare in alto a destra il nome, il cognome ed il nostro indirizzo email. Quindi clicchiamo per procedere. Dopo un attimo di elaborazione, Coin Payments genera infatti un indirizzo compatibile con la moneta che abbiamo scelto, al quale possiamo inviare le nostre monete per vedercele accreditate su Crypto Revolution Time. Prestate però la massima attenzione ad inviare monete compatibili tra wallet compatibili, quindi se ad esempio avete scelto di creare un wallet Bitcoin, inviatevi solo Bitcoin. Se avete scelto di creare un wallet Litecoin, mandate solo Litecoin. Questo perché in caso doveste mischiare, ad esempio riusciste ad inviare Ripple ad un wallet Litecoin oppure inviare Bitcoin ad un wallet Litecoin, perderete tutte le monete, quindi massima attenzione. Attendete i tempi tecnici per la validazione della transazione sulla vostra rete e, tornando alla home page di Crypto Revolution Time, troverete accreditate le monete che avete scelto. Da notare che sulla piattaforma Crypto Revolution Time non otterrete esattamente tutte le monete che avete inviato, infatti Coin Payments trattiene un 1% per il costo di transazione del servizio, quindi ad esempio se avete mandato, non lo so, 100 bitcoin, vi troverete 99 bitcoin accreditati su Crypto Revolution Time proprio perché l'1% viene trattenuto, è tutto normale. Siamo pronti a scambiare la valuta che abbiamo depositato con i token CREV, che in seguito potremo poi utilizzare concretamente per acquistare i servizi erogati da Crypto Revolution Time. Quindi dalla dashboard, quindi dalla pagina iniziale di Crypto Revolution Time, prendete nota del numero di CREV indicato all'interno del rettangolo che contiene la valuta che avete appena inviato. Spiego, ad esempio abbiamo appena inviato Bitcoin, come in questo esempio, sotto vedrete che c'è un numero equivalente di CREV. Dobbiamo annotarcelo. Dopodiché clicchiamo sul grande pulsante Compra CREV che troviamo subito sopra ed immettiamo nel campo di testo a centro pagina proprio il valore di CREV che abbiamo appena letto nella dashboard. Subito sotto dobbiamo risolvere di nuovo il piccolo quiz che abbiamo già fatto durante la registrazione, dopodiché clicchiamo sul grande pulsante con scritto Paga con e il nome del wallet che conserva appunto le monete che abbiamo appena trasferito, e dopodiché dovremmo ottenere un bel messaggio di conferma che ci appunto conferma che abbiamo trasformato i nostri Bitcoin o Litecoin in token CREV che potremo poi spendere sulla piattaforma. Bene, in questo tutorial si conclude qui, però ne arriveranno presto altri in cui vi mostrerò come utilizzare le monete CREV per acquistare i servizi di Crypto Revolution Time, in particolare la condivisione dei masternode e il mining via cloud. Bene, da zanediturbolab.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovate qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi vi ringrazio davvero in anticipo se potrete farlo. Per essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, comprese le prossime guide a Crypto Revolution Time, non dimenticate di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovate qua sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!